Benvenuti amici ed amiche di ASPI in questo nuovo video. Io sono Lorenzo di Acchiappa l'Idea e oggi vedremo assieme come realizzare l'attività sui valori. Faremo con i nostri ragazzi e le nostre ragazze un totem. Per le popolazioni americane del Nord, Centro e Sud America, i totem tradizionalmente erano appunto delle strutture portatrici dei valori del popolo o del singolo. Noi costruiremo questo totem avendo come base di tutto delle lattine. Lattine come queste. In questo caso sono ancora piene, quindi le mangerò in un successivo momento. Però se le avete già vuote, quindi sono di riciclo, la prima cosa che vi consiglio è di attaccare con della colla caldo all'interno un po' di sassi per renderle un pochino più pesanti. La cosa importante però è che siano lattine tutte uguali o comunque impilabili in modo che si incastrino bene. Quante lattine ci servono? Se abbiamo pochi ragazzi, possiamo fare anche una lattina per ogni ragazzo o ogni ragazza. Se invece abbiamo un gruppo più numeroso, direi che in totale una decina di lattine, se no viene un totem poi troppo alto. Oltre alle lattine, che saranno la base un po' di tutto, vi consiglio di utilizzare del materiale di riciclo, come ad esempio carta, cartone, cartoncino, delle bottiglie di plastica, degli stecchini del gelato, dei tappi di plastica, chi più ne ha più ne metta, e appunto di sfruttare questi materiali a costo zero da un lato, dall'altro appunto di riciclare, che anch'esso lo possiamo considerare un valore. L'attività in cosa consiste? Quindi, in primo luogo bisogna un attimo ricoprire e personalizzare queste lattine. Lo si può fare con delle tempere, degli acrilici oppure con della carta. Io avevo una risma di carta, diciamo di riciclo, che secondo me si presta molto bene a questo, quindi adesso vado a realizzare la ricopertura, diciamo, di queste lattine. Ed ecco qui, avete visto come con semplice materiale di riciclo ho costruito questo piccolo totem. I simboli potrebbero essere questo smile per l'amicizia, qui abbiamo un aquilone che per me simboleggia la libertà e questo martelletto del giudice simboleggia la giustizia. Questa attività stimola molto la creatività, ma secondo me anche la collaborazione, che volendo è un altro valore molto importante su cui possiamo far riflettere i nostri ragazzi e le nostre ragazze. I colori che ho utilizzato qua per fare lo sfondo delle lattine possono avere anch'essi un valore simbolico. Per esempio, il verde può essere il verde speranza. Questo bianco-azzurro, secondo me, può avere anche il valore della provvidenza, quindi riuscire un attimo ad affidarsi con serenità a Dio. E il rosso qua sopra, invece, è il colore del servizio e dell'amore.
Quindi i colori che utilizziamo per fare il totem possono avere un valore simbolico ed esprimere anch'essi dei valori. E poi il gioco bello, secondo me, di questa attività è quello di costruire appunto questi oggetti e di riempire tutto il totem volendo anche dietro se abbiamo più ragazzi. Spero che vi sia piaciuta questa attività e noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!